ragazzi, sono Sergio Andrea, bentornati sul mio canale. Altro episodio del viaggio. Ho addirittura perso i conti, perché come vi ho detto nell'episodio precedente l'ho registrato a Genova, l'ho lasciato in quarantena sulla PlayStation per dei mesi e mi sono rivenuto così dopo i quarti finali mondiali che c'avevo da finire questo viaggio. Sì che ragazzi, faccio tutta la tirata, spero riuscirò a farla. E andiamo ragazzi subito con questo episodio velocissimo, dove affronteremo la squadra MLS All Stars. Dammi per meno se riesco a sentire un po' di audio. Ho il computer, come vedete, sulla mia destra qua, perché ho il computer dello stesso tipo che dopo gli ottavi di finale il mio computer portatile ha deciso di passare a miglior vita. Anche se comunque ragazzi non si direbbe, ma il computer sostitutivo è tantissime volte più veloce del computer originale che avevo. Stranamente, vabbè, è un fisso. Omar Grana Edges Damne Base Almiron. Vabbè, non ci ho fatto leggere le formazioni. Almiron, non lo ricordo benissimo. Giocava in Italia, non mi ricordo bene dove. C'ho tre after in bocca, ragazzi, non ce la faccio a parlare. Vabbè, insomma, va più veloce, renderizza il video in 40 minuti invece che in 3 ore, video dei mondiali, quindi ragazzi, perfettissimo. 40 minuti, 40 minuti, un'ora e un quarto, ecco, renderizza il video. Piuttosto bene come cosa. Ecco qualcuno aghero, non dovrebbe essere una partita così difficile, mi ricordo neanche quanto è finita, sinceramente, ragazzi. Vabbè, e noi facciamo iniziare con la palla per aghero da Alexander. Attenzione ad aghero, subito, la palla mette dentro per Ante, che non ce la fa a prenderla. Al quinto minuto, allora Howard, tranquillissimo, può rinviare lungo. David Villa, sulla destra, prova a mettere in mezzo questa palla. Cioè, però, benissimo, Mendy credo sia stato a difendere. Sulla Lanter, fa un po' il dribbling. E la palla riesce comunque ad arrivare ad Aguero, che fa un passaggio un po' discutibile. Però arriva Lanter, in area, preferisce centro e dietro. E dopo la palla di Howard, la palla finisce in angolo. Che andrà a battere, non riesco a leggere chi perché abbiamo Hunter fisso nella tendina basso a destra, palla lunga, Gundogan si è sentito, rinvia la difesa del MLS All Stars in via definitiva. Palla di Aguero per Hunter contro Van Damme. Aguero si vede male allora De Bruyne, però c'è un fuorigioco pessimo, e la punizione per l'MLS All Stars. Aguero parla dentro, Aguero, ribattuto dentro la difesa. Tanto ragazzi, primo di recupero 0-0, questa fine primo tempo ragazzi. Pensavo di averla giocata meglio, invece piuttosto noioso, poche occasioni. E l'unica cosa è che l'episodio dura di meno, ovviamente meno occasioni, episodi più corti. Basta guardare i mondiali, ci sono quelli più lunghi, quelli più corti. Si va a riposo e si va anche al secondo tempo. 6,3 di valutazione, dobbiamo mantenere più la punizione e cercare di entrare con il tempo giusto quando ti vengono sull'avversario. Non abbiamo commesso falli, però abbiamo lasciato molte volte a piede libero l'avversario con un intervento mancato, se possiamo dire così. Ante per Aguero. La palla perfetta per Ante, 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 la mette! Gol di Alexander, la valutazione sale subito a 8,1 di Palamasca come esultanza, tra le mie preferite, anche se non sono juventino. Corre De Bruyne ad abbracciarlo e quindi ragazzi si va in vantaggio 1-0 col gol nostro di Alexander. Diagonale Howard, ragazzi, qui poteva veramente fare tante cose, poteva uscire a cacciarsi prima, tante cose ragazzi, ha deciso di praticamente sedersi e poi rotolare. E per la gioia di Guardiola si va in vantaggio col gol di Alexander al minuto 50 esatto. Alex Dante dentro, Aguero perde palla, anche se il passaggio era buono. Scusa, non ce la faccio a parlare. Hunter sul lato di destra, Hunter deve girarsi, se la porta in fondo riesce comunque a metterla dentro per il gol di Beato David Silva, 2-0, assist del nostro Alexander, assist di Hunter, possiamo dire in tutti i modi. Va sul fondo, sembravamo spacciati perché ci aveva chiuso il difensore, però poi ci ha lasciato uno spiraglio aperto prima che la palla uscisse. Ci a mettere questo cross, neanche poi troppo forte, e Silva, da buon goleador ragazzi, ha appoggiato solo la palla in rete. E quindi siamo
sul 2-0 entra Danilo per Mendy. Lo possiamo fare, ragazzi. Scelsemi un difensore più, diciamo, meno decisivo, ecco. Non si può dire più scarso. Ma attenzione, c'è questo subito recupero di palla. Danilo ex era Madrid, comunque volevo dire. Hunter, finta Hunter, da solo non può sbagliare. Gol! Ragazzi, 1-2, perfetto. 9,4 di valutazione. Non si può avere 10, perché 10 ci vuole la tripletta, ragazzi, però... 1-2, fulmine, ragazzi. 3 gol nel giro di neanche 20 minuti di gioco. Guardate qua. Dribbling. Perfetto di Alexander. La palla nell'angolino. E... Alexander al 72esimo, ragazzi. 50esimo, 72esimo è il momento in cui City ha giocato praticamente finora. Hunter lancia Aguero. Addirittura preferisce tornare indietro per non umiliare gli avversari. Peccato, poteva tirare tranquillamente, avanzare e fare quel che voleva. 77esimo, rimessa laterale per il City. Tra prima c'è un altro cambio. Entra Touré, esce De Bruyne, che ci ha anche segnato gol in Brasile-Belgio. Però c'è questo cross che va completamente a vuoto. La riparte l'MLS All Stars. Al cross l'esterno, Vaghero, Hunter! Mamma mia, questa è una buona parte di Howard. Peccato, peccato, ragazzi, poteva valere la tripletta, il 4-0, ma è stato veramente bravo qui il portiere delle MLS All Stars. Però c'è ancora Hunter che ci prova. Calcia a sinistro, ma finisce completamente fuori, completamente fuori. Esce Aguero e non ho ben capito chi entra. 87esimo, ma ragazzi, la partita è andata, abbiamo vinto, anche se facessero 2 gol, ragazzi, non cambierebbe più tanto situazione. Touré può tirare esterno della rete, ragazzi. Tiro meglio io con le mani. Recupero comunque, avete letto benissimo, di 3 minuti. C'è questo rinvio. Cioè, un po' mi dite, ma tutte azioni del City, ragazzi, non ha veramente fatto un tiro in porta l'MLS All Stars, ragazzi. Finale. Guardate, va a stringere la mano al tecnico, che assomiglia a Edoardo Reia, che diciamo il profilo dell'allenatore che abbiamo scelto per la carica per evento, che poi, ragazzi, vi porterò anche quello, non vi preoccupate. Prima o poi ecco qua, ragazzi, non abbiamo preso 10 come valutazione, 10, però comunque, ragazzi, siamo stati una buona partita. Ovviamente 2 gol, un assist, cosa che hai di più. Peccato per quel gol, per quel tiro lì all'ultimo minuto di piatto. Non è l'ultimo, non l'ultimo minuto, ma insomma verso il finale. Tutti i pollici in su per l'allenatore Guardiola, quindi, ragazzi, va più che bene. Vediamo se c'è qualche sketch all'uscita. No. A 3 minuti, 2 gol, un assist. Ci hanno dato 2000 sterline per il bonus titolare, 500, quindi 1000 per il bonus del gol, ragazzi. 884.000 sterline guadagni, 9.550.000 sterline, ragazzi, il valore. Vi saluto, ragazzi, lasciate like, iscrivetevi, che ci si vede poi con l'altro episodio, o comunque, ragazzi, con i mondiali. Statevi bene, ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione.